Benvenuti in Sea of Stars, finalmente un gioco di ruolo stile retro, in grafica pixel art con combattimenti a turni. Sono due protagonisti, un maschietto e una femminuccia, che sono dei guerrieri del solstizio. Vediamo come funziona il sistema di combattimento, se ce li fa usare tutti e due in stile strategico oppure automatizzato. Non lo so, sono curioso. Peccato, purtroppo non c'è la versione in italiana, sarà in inglese. Proviamo a capirci qualcosa comunque. Sea of Stars ha due personaggi principali. Seleziona colui che guiderà la tua party. Zale. Grandi archivi. Benvenuto nei grandi archivi, avventuriero. Suppongo che la curiosità ti abbia portato qui. Una caratteristica importante, certo. Sono l'archivista, un immortale esperto nelle vie dell'alchimia. A forse lo sapevi già. Dopo aver trascorso millenni a catalogare i numerosi eventi di innumerevoli linee temporali, ho deciso di tornare qui per rimuginare su tutto ciò che avevo visto. Nelle mie riflessioni sulle storie che riempiono questi libri e pergamene, ho avuto di recente una illuminazione. Sembra che nella fretta ho trascurato proprio ciò che speravo di trovare. Pertanto, c'è una storia speciale che desidero rivisitare, una meritevole di testimone. Se le nebbie del tempo dovessero consentire una leggera modifica, credo che il raggio di speranza che una volta veniva offerto potrebbe ancora sbocciare. Quindi cammina con me stasera ed esploreremo una storia di grandi avventure, di magia ed inganno, di amicizia e meraviglia. Uno che, credo, offrirà spunti preziosi nella ricerca di una soluzione alle soglie del Flashmancer. Ora rimango un po' perso tra tutte queste linee temporali e tutte le loro sottili variazioni. Ma conosco proprio quello che costituisce un punto di partenza perfetto. Vediamo cosa troviamo lì dentro. Ah, sì. La nostra storia inizia in un mondo visitato dal Flashmancer generazioni prima, causando molto tumulto e lasciando un segno che deve ancora essere completamente ripulito. Da qualche parte sull'isola Evermist, due coraggiosi figli del solstizio sono in viaggio per incontrare uno spirito immortale. Per diventare guerrieri del solstizio, a tutti gli effetti, dovranno imparare come usare la magia senza usare la magia. Mountain Trail, il sentiero di montagna. Va bene, siamo arrivati al Mountain Trail. Per adesso, fin qui tutto bene. Allora, quindi l'anziano viveva all'Elder Mist, verso la nebbia antica, da qualche parte qui, vero? Pensi che sia solo un altro test? Potrebbe essere, ma di sicuro è meglio stare all'Accademia. E cucire.
Ah sì, sono proprio felice che sia finita. Applicatevi perché la volontà che infonderete in esso sarà la vostra unica difesa nei momenti di maggiore necessità. Anche se le lezioni insegnate qui possono sembrare perse per te, qualcosa nel profondo è costretto a imparare. Ehi, il sole tramonterà presto. Dovremmo preparare il nostro campo, ad allestire il campo. Dividiamoci e cerchiamo un buon punto. Ok. Tempo per scouting. Ehi. Si combatte già. Ah, allora, combattimenti a turni. Attacca. Un goblin vulnerabile. 12, ma cosa? Perfetto. Vediamo dove conduce questa strada. Ok, possiamo andare. Sembra jump. Ah, là c'è una scala rotta. Vediamo un po' come ci si muove. Un altro nemico. Di là non posso andare. Mi sta seguendo. Si attacca. Che cos'è? Il recupero magico? Ouch. Difficile, eh? Proviamo questo. Magie. Palla di fuoco. Boom. Zale, hai trovato qualcosa? Solo un vicolo cieco, e tu? Niente di degno di nota. Ma la strada per la vetta passa sicuramente da qui. Ah, il sole è sceso. Allora lì, non vedo l'ora di saperne di più. Tomato Club. Infatti, immaginavo che doveva rollare. Ok, andiamo da lì. Cellino che svolazza. Tutta questa strada ha fatto la caverna. È chiuso. Limba. Si combatte, eh? Attack. Kills. Healing light. Ah, ok, c'è anche la luce. Va bene. Ah, tutto chiuso? Sì. Per forza, vado obbligato. Un altro. Arrivati al campo. Ah, ma non batte la faccia che hai fatto la prima volta che hai provato a rompere una palla di sole. Oh, riesco ancora a sentire il preside gongolante. Come ho detto, sia prestando attenzione in classe, sia tentando incautamente di colpire un proiettile con il palmo della mano, imparerai la prima regola dei maghi solari.
Oh sì, solo quello ho preso una volta. Mancano mai quegli anni? Prima dell'allenamento, semplicemente di essere bambini, sognare sempre ad occhi aperti e di mettersi nei guai. E fare errori. Dispiace, Valerie, non volevo. Ok, io capisco perché non vorrebbe unirsi a noi dopo quello che è successo. È solo. Vorrei che ti avesse detto addio, lo sai? Dopo 10 anni senza vedere la sua faccia, solo per sapere che sta bene. Perché comunque dovevamo andare troppo avanti? Oh, Garl. Chi sarà mai questo Garl? 10 anni prima, nel villaggio di Munkrad. Un altro vaschetto. La mia arma sarà qualcosa che colpisce davvero forte. E io ne ho una veloce. E io anche infermabile, saremo inarrestabili. Oh. Immaginate tutte le meraviglie che troveremo dopo che avremo lasciato l'isola di Evermist. Voglio vedere il dormiente. Non hai mai sentito parlare del dormiente? Le storie dicono che sia un serpente gigante e che dorma rannicchiato attorno alla montagna ancora prima che esistessero storici viaggianti che la registrassero. Oh, mai. Detto che è fantastico e anche pericoloso. Ma non vi preoccupate, non può svegliarsi. Perché no? A quanto pare ci sono dei buchi nella montagna e il vento soffia attraverso di essi, e questo suona una melodia che la tiene addormentata. Oh, voglio vederlo anche io. La campana, Erlina e Brugavel sono tornati. Veloci! E forse riusciamo a prenderli prima che vadano all'accademia. Dobbiamo muoverci. Questo libro non. Ah, dobbiamo fare qualcosa. Ah, per salvare, va bene. E niente? E niente? Niente? Niente. Andiamo. Ok. Qua dentro? Chi è questa? Il lago. Ehi! Niente di interessante, andiamo di qua. Ehi, aspetta! Che filmato! Ah, si vede che sono grandi questi. Ehi, voi! Ci stavamo allenando! Penso di poter usare la magia ora. È così? Vediamolo allora. Poco! Vieni più vicino, Zeil. Apri il palmo della mano e concentrati. Che mi dici tu, Valerie? Ti sei allenata? Ogni giorno! Ammetto che sono più forte di te ora. Addirittura. Ah, sono sicuro. Vieni qui allora. Facile adesso, non posso dividere il preside.
stato fantastico, Zane. L'hai fatta. Guerrieri del Solstizio. Il Gran Maestro. Il Preside Moraine. E se avete finito con i vostri doveri di babysitter, ascolterete il vostro rapporto. Al momento, Preside. Possiamo venire anche noi? Credetemi, una volta che è entrato nell'Accademia Zenith, desidererete di non averlo mai fatto. Andiamo, Gravis. Ehi, la luna piena è uscita. Hai ragione. Vogliamo andare alle caverne proibite? Abbiamo già provato, ma non riescono ad aprirla. Sì, ma l'ultima volta abbiamo deciso che forse la luna piena avrebbe potuto rendere la runa più sensibile. Sono sicuro che funzionerà. Embrain sarà così imprudente, sarà così colpito che vi accoglierà subito l'addestramento e poi finalmente potremo lasciare quest'isola. Se invece si arrabbiasse e ritardasse il nostro addestramento? No, nessun modo, assolutamente. Bene, di questo potremmo preoccuparci dopo che l'avrò aperto. Intendo se lo aprirò. Ok, andiamo. Un crago. Non mi dice dove però, se di qua. Forbidden Caver. Oh, salvataggio, vai. Vediamo, riesce ad aprirla? Ce l'abbiamo fatta! È ora di fermarsi per uno spuntino. Cosa? Non ho fame. Ce ne siamo andati pochi minuti fa. Guarda, non è una vera avventura se non lo fai mangiando. Oh, che bello. Per sandwich. Un sandwich bello cicciotto. È veramente molto buono. Ah, non scherzavi. Oh, mi fa piacere che vi piaccia. È marmellata, ho usato un po' di linfa del Willow Celestial, Celestial Willow. Potresti andare nei guai per quello. Solo se qualcuno glielo dice. Bene, che cosa facciamo adesso? Prova ad aprire il tuo palmo e concentrati. La puoi fare, Valerie. Ah, ce l'ha fatta. Lo sapevo! Ha funzionato. Ho fatto. Finalmente ce l'ho fatta. Allora, e adesso? Il preside deve aver sentito il campanello. Lo squillo del campanello. La campana. Aspettiamo e basta? Forse potremmo entrare. Potrebbe essere la nostra prima avventura. Sì, e il preside che saprà che non abbiamo paura. Questo è così eccitante. Andiamo! Caverne proibite.
tutto chiuso. Sono abbastanza lineari. Oh, ci sono dei mostri dappertutto, nascondiamoci. Pensavo che Vermist Island fosse sicura. Immagino che sia vero solo per Mooncradle. Dovremmo tornare indietro, sembrano pericolosi. Sì, buona idea. Aia, ci hanno circondato. Attenzione, ce n'è un altro. Questo non va bene, siamo circondati. Forse potremmo usare i nostri poteri? Non siamo ancora pronti per questo. Non so, è solo che proviamo. Ok, lasciatemi concentrare. Attenzione, sta preparando qualcosa. Come on, come on. Hey, watch out, attento, zento. Oh, God, è stato colpito all'occhio. Ah, il mio occhio. Fa veramente male. Non posso vedere. Non c'è più riuscita. Stanno per attaccare ancora. E chi li ha fatti fuori? Il gran maestro? Eh sì, il preside. Allora eravate voi. Tanto intraprendente quanto spericolato, vedo. Preside, Gal ha bisogno di aiuto. Sento meglio. Come chiunque sia nato a Mooncradle da bambino normale, ciò di cui Gal ha bisogno è di non preoccuparsi degli affari dei guerrieri del solstizio. Ah, un bambino normale lui, non è un guerriero. Mi dispiace veramente, preside, è stata tutta la mia idea. Ehi. Sì, grato che l'unico costo di questa lezione sia stato un occhio, giovanotto. Ah, però l'ha perso l'occhio. Quanto a voi due, se siete così ansiosi di ricevere un addestramento, lo farò. Seguitemi. Quindi lui è un bambino normale, invece quelli sono i guerrieri del solstizio, ok. Assicurati di curare la ferita e lenire il povero ragazzo. Non è un tipo che si lamenta, ma se il dolore sembra ritornare, per favore mandami a chiamare. Capito, preside. Non vedrai il tuo amico per molto tempo. Se hai qualche parola da Dio, dilla adesso. Dio non può venire a stare con noi. Quanto tempo ci vorrà? Una settimana? Ah, l'entusiasmo della giovinezza. Ci vogliono anni per addestrare adeguatamente i guerrieri del solstizio. Anni? Oh mio Dio. Ma i tuoi amici devono imparare molto. Ti suggerirei di sfruttare quel tempo per riflettere su quello che è successo oggi. Con un po' di fortuna aiuterà a dimenticare qualsiasi idea di farti coinvolgere in un peso che non spetta a te sopportare. Ragazzi, non dimenticatemi mai. Ci alleneremo davvero duramente. Forse non ci vorrà così tanto tempo. Thank you.
Benvenuti all'Accademia Zenith. In questo antico luogo di conoscenza imparerete tutto ciò quello che dovete sapere per diventare un vero guerriero del solstizio. Lo stiamo aspettando da così tanto tempo? Da dove cominciamo? Quando iniziamo? Domani! Anche se credo che sia necessaria una presentazione adeguata. Fate attenzione. Dove ci porta? Ah, quanto è alto. E questo come si regge? Fluttua. Benvenuti alla classe nell'aula del cielo. È bellissimo. Sento una strana risonanza. Come quando hai aperto la caverna proibita. Buon per te per averlo notato. Avvicinarsi alle stelle aiuta le nuove reclute a conoscere la loro magia innata. È una grande promessa che tu sia riuscito a sentirlo prima. E anche Zeil, da quanto mi ha detto Erlina. Oh, era solo una piccola esplosione. Non hanno idea di quanto potenziale hanno. Sono probabilmente migliori? Ora, nei molti anni che trascorrerete all'Accademia Zenith, imparerete quali sono i doveri che aspettano i guerrieri del solstizio, della magia che siete destinati a esercitare e dei mali che siete destinati a purificare. Impareremo anche a combattere, vero? Naturalmente. Trascorrerete le vostre giornate allenandovi e studiando, ma soprattutto cucendo. Cucendo? Mi sembra noioso. Oh, vi posso assicurare che lo è. Un compito comunque obbligatorio. Tutti coloro che desiderano unirsi al nostro ordine iniziano intrecciando la propria volontà in un pezzo di tessuto incantato, il fiocco del guerriero del solstizio. Il loro bene più prezioso garantisce la luce nei luoghi più scuri e una misura di protezione contro i servi del Flash Monster. Ma prima devi imparare quali sono i tuoi doveri, allenarti finché non senti più i tuoi arti e poi allenarne alcuni molti di più. Una volta che il tuo corpo e la mente saranno maturi per tutto il potenziale, creerete un pezzo di tessuto magico degno delle stesse stelle. Verrete quindi inviati alla caverna proibita per incontrare l'anziana nebbia, Elder Mist, perché solo lei può ufficialmente garantire il titolo di guerriero del solstizio. Capisco che non è quello che speravi, ma è quello che ti viene richiesto per il momento. Anni di cucire. Per oggi sarà tutto. Trascorrerete molto tempo in queste sale, quindi dovresti farlo sentirti come a casa vostra. Alla vostra sinistra c'è la sala di addestramento. Dovrete andarci domattina presto. Di sotto, appena sopra, c'è la strada per le mie stanze. Ma è mai vietato. Certamente. E alla destra ci sono i dormitori. Assicurati di scegliere un letto in linea con il tuo innato, la tua innata magia. Sentitevi liberi di guardarti intorno e poi andate a dormire quando siete pronti. Buonanotte. Allora, andiamo a esplorare, quindi vediamo prima a sinistra la sala di addestramento, ho detto. Oh, siete voi, Moraine finalmente ha deciso che siete pronti?
chiusa, non si può andare. Ricordo ancora quando Irline e Blue Games avevano la vostra età, non smettevano di correre. Come mi sento vecchio. Allora, dobbiamo andare ai dormitori e scegliere un letto adatto a ognuno. Si salva? Salva, non c'è tanto pericolo. Vecchi libri. Oh, allora. Ah, questa è Luna e questa è... Allora, quindi io vado a scegliere il letto solare. Vai a dormire? Non vedo cosa fare. Il mattino seguente, nella sala di addestramento. Buongiorno! Oh, tu sarai il nostro allenatore? Spero. Erlina e io partiamo domani, ma il preside è stato così gentile da permetterci di rendere speciale il vostro primo giorno. Siete pronti per l'allenamento? Ci puoi scommettere? Questo è quello che mi piace sentire. Penso che questi dovrebbero essere adatti per voi due. Oh, Zeller ha ricevuto la spada d'allenamento e la staffa di allenamento. Allora, iniziamo a lavorare. Ah, stiamo correndo. Don't give up now. Velocissimo. Su e giù. Come on, Zay, keep up. La posso fare? Questo è solo il primo giorno, eh? Flessioni addominali. È tutto per oggi. Prendetevi una pausa, Erlina ci vedrà nella terrazza quando sarete pronti. Vi aspetto in terrazza quando sarete pronti. Eccola qui. Oh, ci siete pronti per imparare la magia? Dovresti avere la sensazione di qualcosa che ti stia grattando come un brulido lontano da te. Devi concentrarti sulla sensazione e costringerla a farla avvicinare. Penso che sta funzionando. Ehi! Hai spaventato, ce l'avevo quasi fatta. Adesso sei andato anche il mio. Ok. Va tutto bene, respira e basta respira lentamente, prendi il respiro lentamente. Prova a rilasciare solo quando la senti la corrente passare di fronte. Il tuo tempismo è vero e perfetto, si manifesterà. Al 3, 1, 2, 3. Opa, poca roba. Penso di averlo sentito. Al solletico. Ah, è così, hai appena fatto la parte più difficile. Sono sicura che il vostro allenamento andrà bene. Ma un'altra cosa. Non importa cosa ti insegna il preside, ricordatelo. È la vostra vita. Carolina, che cappello stai lì? Dato che hai finito di inserire le nostre nuove rocche nella via della magia,
ti darò il tuo briefing per il prossimo incarico. Per quanto riguarda voi due, ora che provate un kit da cucito, andate. Ah, ecco, proprio il tessitore. Creare un pezzo di tessuto magico degno delle stesse stelle è sicuramente un compito arduo. Non ho idea di che forma deve avere. Almeno il preside ha detto che non avremmo capito bene la prima volta. Bored. Che famo? Andiamo a Ninna? Si clicca nulla. Andiamo su. Niente di là questa. Ah, è chiuso. Tutto chiuso. Ah, proprio si può. È Win Basics. Continui a dirlo, ma il carnemante, il Flash Monster, ha lasciato definitivamente il nostro regno quando l'abitatore del conflitto fu distrutto. The Weller of Strife. E allora, perché non possono avere una vita normale? E sai che noi tre possiamo affrontare quello all'isola di Bright? Non abbiamo bisogno. Prudenza, Erlina. Non si può dire cosa potremmo affrontare in futuro. Zale e Valerie furono portati a Mooncradle dalla grande aquila. Non è compito del preside mettere in discussione queste cose, e nemmeno il tuo. Per quanto sarà sufficiente. Circa Moyara e i gemelli. Non giudicare un sacrificio che non riesci a comprendere. Questa conversazione è finita. Studieranno qui mentre tu prosegui con le tue indagini. Alla prima eclissi, dopo che il lavoro di addestramento sarà completato, si uniranno a noi per la purificazione. Impara il più possibile fino ad allora. Andiamo, Blue Gives. E così ci siamo si allenarono e cucirono per giorni, poi per mesi. Pressioni, su e giù. Più veloce adesso. Fuoco e magia, vai. Concentrati e rilasciate. E più a lungo un abitante viene lasciato a se stesso, più forte diventa. Ciò rende essenziale il servizio di pattuglia. Lascia che uno cresca troppo a lungo e avrai le mani di un divoratore di mondi. Contro un nemico del genere anche una legione di guerrieri del solstizio sarebbe impotente. Poiché ritardare non fa altro che aumentare la possibilità di che un divoratore dei mondi, le pulizie prendono sempre di mira l'abitante più forte a noi noto. Se non l'ho capita. Preside, se gli abitanti sono immuni alla nostra magia, come possiamo combatterli? Ah, questo perché le purificazioni vengono sempre eseguite durante un'eclissi totale. Solo in quel momento le debolezze degli abitanti vengono scoperte o esposte. Quanti abitanti sono rimasti? Proprio quello, come noto abitante del dolore, quello no wow. Ma non possiamo saperlo con certezza. Il Flash Monster
potrebbe aver piantato altri semi del male prima di lasciare il nostro mondo. Dobbiamo quindi restare sempre vigili. Izzail, che cosa succede agli abitanti del guardiano del conflitto? Chi è Moyara? Per oggi è tutto. Poche settimane dopo, un suono nella notte. Zeil, svegliati! E che è successo? Penso di aver sentito una voce venire dall'entrata. E che ore sono? Ma che importa, andiamo a controllare. Ok. Ah, ecco, una lettera. E guarda, una nota. Ari, Zeil e Valerie, se state leggendo questo probabilmente significa che sono stata catturata. Dico questo per sicurezza, ma spero di vedervi di persona. Ho preparato dei biscotti ripieni della marmellata di salice celeste che vi piaceva. Yeah, continua a leggere. Sto facendo il tutto possibile per essere pronta a partire quando vi diplomerete. Intanto vi auguro di allenare, che il vostro allenamento stia andando bene. Ops, ora la piattaforma è quasi sollevata e posso vedere che Moraine è lì ad aspettarmi. Siamo molto arrabbiato, cercherò di far cadere il barattolo senza che se ne accorga. Immagino che questo significhi che non potrò ritentare una visita, ma ti penso ogni giorno e non vedo l'ora. Spero che vi piacciono i biscotti. Il vostro amico fino alla fine del tempo, Garl. Garl è il migliore. Andiamo a mangiare i biscotti. Andiamo a mangiare i biscotti. Oh, su interratta. Questi cookies sono fantastici. Non posso credere che Garla mi manca così tanto. Dobbiamo sempre allenare duramente. E vai. E così si allenarono per numerosi anni. Oh, finché un giorno. Zeil, è fatta! Posso sentirlo anch'io! Andiamo dal preside. Preside, penso che siamo pronti. Ebbene sì, il formicolio della magia nell'area si sta accumulando ormai da qualche settimana. Congratulazioni, d'ora in poi non ci sarà più bisogno di cucire. Posso affrontarlo. Arriverà presto il momento, ma prima di arrivare a questo, l'Accademia Zenith ha un'altra sfida per voi.
I nostri visitatori sono appena arrivati. Un tempismo perfetto. Mio Dio, siete diventati dei talmi piuttosto forti. Erlina e Brugaves sono qui per aiutarvi a ripassare le basi del combattimento. Potrei per voi insieme nel test finale. Ah, non c'è bisogno. Va bene. Ok, andiamo a usarli entrambi. Ah, ok, posso usare uno o l'altro. Bene, concentratevi. Ah, schiacciate la X quando colpite per aumentare il danno. Sarà troppo veloce. Sei concentrato. Perfetto. Facciamo ancora una volta. Ok, fai un doppio hit allora. La maggior parte dei nostri attacchi delle magie possono usare un tempo potente. Ok, come abbiamo visto prima che si ingrandiva la palla. Vediamo. Per essere efficiente in battaglia devi fare attenzione a tutto quello che si sta muovendo. Troppo presto, troppo presto. Ok, perfetto, understood. One more thing. La peppa. Quando un party membro viene messo fuori uso, 50% di PP quando ne sta salgono. Ah, quindi non c'è una rianimazione, ma quando finiscono le stelle. La stella diciamo resiste tre torni, eh sì. Rivediamo le basi della magia. Ora, alcune magie hanno anche una domanda magica del danno da interrompere. Zell for Sun e poi per la luna. Ah, posso... Bello. Ben fatto! Ora i vostri MP sono a zero, molto bassi. Tenete la pace nella battaglia e questo rigenera la MP.
Beh sì, era quello che avevo capito nel momento del primo combattimento, che recuperiamo anche gli MP con l'attacco basico. Oh, attacco combo, va bene. Va bene, impareremo anche il nuovo attacco combo. Siamo pronti per il test finale. Il grande giorno è finalmente arrivato. Verso gli anni Zenith, l'Accademia Zenith ha testato voi in tanti modi. Ora è l'ultimo. Siete preparati? Ehi, preside. Allora, affinché io possa usare la mia agilità per purificare questo mondo e proteggere i miei compagni, entrerò nel mondo come danzatore di lame. Ho scelto la lama curva perché non ostacolerà la mia velocità o i miei riflessi. Benvenuto, Blade Dancer. Vai, Valerie, tocca a te. Per poter usare la mia forza per ispirare speranze e sradicare il male, diventerò un monaco guerriero. Scelgo l'asta, il bastone, perché non si romperà. Ah, non importa quanto difficilmente io colpisca. Benvenuto, Battle Monk. Oggi dovete dimostrare di padroneggiare tutto ciò che l'Accademia Zenith vi ha insegnato. La vostra sfida finale vi aspetta qui sotto. Ok, per favore fatevi da parte e si scende. Ah, non si sale? Oh, prima che mi dimentichi. Ecco qualcosa per mantenere la vostra salute piena. Fumato club. Ah, il cibo. Ora, con fiducia nelle vostre capacità e nello scopo della stazione, fate il salto. E ritornate come nuove reclute del nostro ordine. Sono pronto, Zay. Andiamo. L'acqua. Ah. Eh sì, ma io devo salire di lì. Andiamo. Tutto chiuso. Ah, si può andare. Una scaletta e la leva. Abbiamo trovato una pietra ornamentale. Questo oggetto forse lo dobbiamo mettere qua. Ah, Ornate Stone. Ok, perfetto, si è aperto. Oh, i primi nemici. Ah. Perfetto, combo. Arrampicare. Ok. Non c'è niente? No. Non la corda.
aprire la chest. Un'altra stone ornament. Perfetto, oh, mi ha colpito. Devo imparare a difendere però. Allora, stone di là. Ascensore? Non sono ancora stati nemmeno dall'altra parte della caverna proibita, come potrebbero capirlo? Quindi non pensi che dovremmo almeno provare a spiegarlo? Hai visto quanto sono forti, Weird? Sarà una passeggiata nel parco. Salutiamoli, poi... Siamo forti, dicono. Una specie di boss, sì. Extreme mode and gadget, brace yourself. Ok, andiamo subito di palla. Solo 5, resiste al fuoco. Vulnerabile all'attacco fisico. Bello difeso. Ok. Proviamo la Moonrang, vediamo. Ah. Ok, quindi quando è... Adesso cambia in... danno fisico, ok. Ho capito. Capito, capito. Ora state ritornando in Moon. Ah, non c'ho la... Vabbè, ecco qui. Facciamo una combo. Materiale per recuperare energia, attacchiamo. Sconfitto! Easy! 40 punti di esperienza, level up. Oh, level up. Ah, scelgo io. Più 2 alla magia, difesa fisica, mana points, attacco fisico. Vai, attacco. Level up, invece faremo 8 hit points. Più HP. HP. Congratulazioni, vi siete allenati bene. Ritornate ora dal preside. Congratulazioni Zelle e Valerie, avete imparato tutto. Anche a tempo di record. Ora dovete conoscere il vostro potere supremo, l'abilità di usare la magia senza usare la magia. Ma la conoscenza ma questa conoscenza spetta all'Elder Mist impartirla. Venite, gli abitanti del villaggio si sono riuniti per celebrare la vostra partenza.
È in giorni speciali come questo che i cittadini di Moon Cradle viene ricordata l'importanza dei loro doveri. Dov'è Garl? Non lo trovano. Non lo vedo. Tanti anni fa, Zael e Valerie ci furono consegnati dalla Grande Aquila. Consegnati due sorzizi consecutivi a Stivale. Una rara occorrenza, un evento molto raro. Oh, ricordo, la nonna era così felice di incontrarne altri due prima di morire. Mi manca la nonna. Tutti voi vi siete riuniti per nutrirli e proteggerli, proprio come i vostri antenati hanno fatto prima per tanti figli del solstizio. Zele e Valerie, andatevi avanti, così che la brava gente di Moon Cradle possa osservarvi, possono guardare coloro che presto si uniranno ai ranghi del guerriero del solstizio. Questa sfilata è molto ridicola. Oh, lascia che gli abitanti del villaggio si divertano, è tutto ciò che ottengono. Ah, quindi per te va bene adesso? Lo sai che non lo sono. Ora, esulta con me mentre inviamo questi giovani eroi attraverso la caverna proibita per incontrare la nebbia antica, Elder Mist. Harry, al cancello. Vogliamo vedere Garl prima di lasciare. Non ci sta. Incrociamo le dita. Zele e Valerie, dovete intraprendere questo viaggio da soli. Non falliremo presto. Andate ora attraverso la caverna proibita e in cima al sentiero della montagna per cercare udienza con l'antica nebbia. Imparate a come usare la magia senza usare la magia e poi entrerete nel mondo come veri guerrieri del solstizio. Luana Smai, che la forza di Luana vi protegga. Che la luce di Solen vi guidi. Ecco, questo dovrebbe nutrirvi per un po'. Altri tre Tomato Club, va bene. Se le vostre avventure saranno dura, potete dare un'occhiata a questi. Amuleto dello storytelling e il flair bagliore successivo. Hai ricevuto le prime due reliquie. Nella sezione reliquie del menu di gioco, per persone della tua esperienza. Ok. Ricordatevi di tenere gli occhi aperti dai commercianti. Prendete tutti gli oggetti di valore che trovate, ma non venduti ben equipaggiato. Ah, quindi troveremo degli oggetti che possiamo vendere per comprarci da mangiare? Ora, ovunque ti porti nelle vostre avventure dovete ricordare il primo incarico. Dopo che l'anziana nebbia vi avrà mandato nel mondo, dovrete assicurarvi il passaggio per l'isola di Bright in tempo per la prossima eclissi. E continuate ad allenarvi perché vi aspetta una terribile purificazione. Possiate purificare il mondo. Amen.